Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò un modo semplice per decorare una parete, anche se in realtà richiede un po' di tempo e pazienza se come me vi trovate a dipingere una parete ruvida. Il mio disegno sarà largo 50 cm e alto come tutta la parete, quindi inizio facendo i segni con matita e righello. Ora, con lo scotch di carta, delimito il contorno. Poi creo triangoli tutti diversi tra di loro. Come ho già detto, la parete che sto decorando è ruvida, quindi con pazienza cerco di far aderire bene lo scotch per evitare che il colore passi al di sotto. Bisogna evitare che ai lati lo scotch si accavalli così. Il metodo giusto è far finire le punte dei triangoli in corrispondenza del bordo, così quest'ultimo apparirà dritto e continuo. Ed ecco come risulta il lavoro una volta finito di mettere lo scotch. Ora preparo il colore. Ho deciso di usare colori molto accesi come giallo, arancione e rosso. L'ideale è pennellare dall'esterno all'interno, evitando così che il colore penetri al di sotto dello scotch. Dopo aver colorato i triangoli, non resta che togliere lo scotch.
stanza è decorata con lo stesso procedimento. L'unica differenza è data dalle due strisce che contornano i triangoli. Grazie per aver guardato il video. A presto!